Marco al centro. Di fronte Marco. Allora, Domenico, vedi, ti chiamano con il nome del tuo personaggio, Domenico Campanello, squadra di... Grazie. Ma da ora in poi dovete chiamarlo Mauro come protagonista del libro. Ricordate, ma Mauro Porri, protagonista di Tor Bella Monaca non piove mai. Sono veramente tanto emozionato, perché è un'esperienza nuova, un'esperienza anche quella della scrittura, che era tra le mie più private, insomma, che è una passione che tenevo per me, un hobby che non mi sarei mai aspettato che un giorno potesse diventare un hobby pubblico in qualche modo. È un bel romanzo d'amore, criminalità, riscatto, errore, speranza, ed è ambientato alla periferia di Roma. Il protagonista si chiama Mauro Porri, ricorda Marco Bocci, non è casuale, credo. Ed è la storia di un ragazzo che nasce in una periferia di Roma, Tor Bella Monaca, e è deciso a rigare dritto, a vivere secondo le regole. Mauro è il protagonista principale del romanzo, ma un altro protagonista importante è il fratello Romolo. E diciamo che io ho voluto suddividere proprio due aspetti, due lati del mio carattere su questi due personaggi, diciamo il lato più vero, più genuino in Mauro, più ottimista, più positivo, e il Romolo invece ho messo tutto quello che in alcune situazioni, in alcuni contesti, mi sarebbe piaciuto essere. A Roma si dice, quando arriva la polizia, si dice piove, e qui a Tor Bella Monaca non piove mai, perché quando c'è bisogno non passa mai quella cacchio di polizia che proprio invece dovrebbe passare. E quindi a Tor Bella Monaca non piove mai, in sostanza, perché non c'è mai la polizia quando dovrebbe. Grazie.